Ragazzi, vi starete chiedendo praticamente come mai sono passato a farvi un contenuto di una partita di Call of Duty Mobile. Beh, ho deciso di portarvi qualcosa di diverso, un contenuto diverso, proprio perché mi avete contattato in privato, ho visto anche qualche commento dove avete detto che Call of Duty Mobile è totalmente diverso dalla PlayStation e tutto il resto. Quindi vabbè, provo a fare qualche partita, una Battle Royale, eccomi qui, vediamo dai cosa ne viene fuori. Giocherò con player a caso, sperando che ne azzecchi qualcuno di bravo. E niente, dai, chi mi conosce sa che il canale è nuovo. Se volete aggiungetemi anche su Call of Duty Mobile, Capitan Macmillan 18, che se ne gioco molto. E niente, se faccio qualche errore pratico sono scusato, non entro da un paio di mesi praticamente. E niente, non so come andrà, magari se taglio qualche parte per non annoiarvi. E niente, dai. Non sto qui a vincere, diciamo, a capire come si gioca per farvi vedere se sono bravo, ma no, ma più che altro per vedere se c'è tutta questa differenza. Secondo me, a parte grafica, il modo e tutto il resto, vabbè, pur sempre un cellulare, diciamo. Però le strategie della Battle Royale sono sempre le stesse, secondo me, della PlayStation o quando si gioca dal computer o dalla Xbox. Ma vediamo, dai, non mi prolungo molto. Partiamo, prendiamo un quartetto, eccolo qui, e andiamo, dai. Abbassiamo un po', spero che siano, diciamo, all'altezza. Non dico dei veterani anche loro, però. Allora, non so neanche dove atterrare, vediamo se magari forse il mercato nero. No, io secondo me lì no. Vabbè, dai, sembra che stanno collaborando. Non ricordo bene i punti, non gioco da tanti mesi, più che altro. Se vedete qualche errore, diciamo, di pratica. Dai, sono scusato. Vediamo se riesco a prendere qualche arma. Qui chi si muove prima. Oh mamma, non sono riuscito a saltare. Vabbè, abbiamo preso un bel M21. Se c'è qualche fucile d'assalto. Oh, come non detto. Vabbè, dai, la zona non è neanche molto lontana. Siamo atterrati, diciamo, discretamente, ecco, una posizione discreta. Qualcuno l'ho visto, è dietro di me. Infatti. Vabbè, mi hanno preso di mira, dai. Tanto qui credo che sia di... ce n'è un altro lì, eccolo. Credo che sia molto diverso da Warzone, perché diciamo che se non tocchi terra non ti segnala la zona sicura, ecco. Meglio avere sempre.
delivered. Using first aid kit now. Dove straviene questo, questo punto, diciamo. Ma secondo me arriverà qualcuno in ritirata tra poco dalla, per arrivare alla zona sicura, diciamo. Non so se appostarmi qui e farne fuori qualcuno. Ottimo, ottimo. Sembra che sono all'altezza, diciamo. Sono bravi giocatori, sono. Using bandages now. The revived flight will arrive in 1 minute. Da dove sparano, ecco. Using first aid kit now. Per me si potrebbe anche andare. Sto girando a caso praticamente, se ne avete visto. Mi sposto più. Vediamo qui cosa troviamo. Qui ci sono molti campi aperti qua. Vabbè, dai, salgo anch'io allora, dai. Complimenti comunque. Mai visto tanta collaborazione con degli sconosciuti, ecco. Thank you.
dentro, dentro. E vabbè, sono 4, dai. Pensavo di fare peggio, diciamo. L'ho visto forse, vediamo. Ripeto che non li conosco praticamente, credo che siano anche stranieri. Qui mi sembra un posto un po' pericoloso per le imboscate. Vabbè, siamo già più della metà, dai, pensavo che dovevo fare una brutta figura, vediamo fino a dove arrivo. Come vedete, c'è, cioè, non penso che un giocatore di computer, non mi stanno sparando qui. Mi vedevo un giocatore di computer, secondo me anche di PlayStation, di Xbox, cioè non può avere non ha problemi. Cioè, si tratta più che altro di strategia, ecco. No, mi tengo il mio fucile d'assalto, l'M21. Tank has been delivered. Vediamo se gli vado a dare una mano. Mi sono incastrato. Eccolo qua. Complimenti. Io ma credo che alle spalle ne arriveranno parecchi in ritirata, che magari sono rimasti fuori dalla zona sicura. Non me potrei aspettare, non so se aspettare di qua ora. Non lo so. The revived flight will arrive in 1 minute. Ah, vabbè, l'ha messo sotto praticamente. E poi te la faccio pagare ora. Te la faccio pagare ora, di brutto pure. Non ho capito bene come ho fatto a morire, chi mi ha sparato. Non so se è stato il carro armato
nemico, anche se stavo tentando di coprire la testa praticamente. Poi non mi ha dato neanche la mira praticamente. Buh, non capisco, vabbè dai. E Call of Duty alla fine, o mobile no. C'è qualcuno che spara di qua, ecco. Vediamo da dove. Eccolo qua. Arrivederci. E vabbè dai, mi sono ripreso, dai. Dai, siamo quasi alla fine. Vabbè, non ha più senso, credo, prendere più munizioni. Vediamo se in caso qualcuno scende da qua giù. Anche se sono un bersaglio molto facile da queste parti, vediamo. Eccolo, infatti. Perfetto. Vabbè, dai, è andata bene, dai. Ma non era proprio questo, diciamo. Non so se... mi sono capitati praticamente dei giocatori, dei player ottimi, dai. Allora ragazzi, spero che il contenuto vi sia piaciuto, un po' diverso dal solito. E niente, cioè, ma non era tanto la voglia di vincere, per farvi vedere, sì, va bene, ok, so vincere, ma più che altro che, secondo me, come ripeto, il dibattito che c'è stato, soprattutto in privato, ma anche qualche commento ho visto sul video precedente di Call of Duty, dove mi avete detto che, ma no, ma non, è totalmente diverso, non si può competere, però dai, alla fine, come vedete, non c'è stato tutta questa difficoltà, eppure premetto che non giocavo da molto, ecco. Va bene, se vi va di fare qualche partita con me, Capitan Macmillan 18, ripeto, e niente, dai, alla prossima, un saluto.